Tommaso De Gennaro e rappresento insieme ai miei fratelli la quinta generazione di una famiglia di casalinghi in panni di tela ad asciugare diciamo in vasche. Abbiamo detto 18 ore di maturazione, quindi il latte che andiamo a coagulare oggi lo lavoriamo domani mattina. Qua abbiamo la cagliata, andiamo a tagliare e poi l'andiamo a sciogliere con acqua più o meno intorno agli 80-90 gradi. Il pH di base 6.7. Noi per raggiungere il punto di maturazione ottimale parliamo di un pH di 5.05. Noi siamo anche produttori di prolone del Monaco. Quindi facevano l'abbinamento, un zuzzuso e un chiavruno. La prima cosa che uno domanda perché questo nome? Allora, è perché siccome è stato il primo brevetto che lo dovevamo personalizzare, gli abbiamo dato il soprannome di famiglia. Perché il bisnonno chiamavano Chiavruno, lui faceva parte di quei casali che andava a Napoli a portare il prolone del Monaco. Tutto forte. Solo che nella vendita del prolone del Monaco vendeva, cioè, ci metteva anche i latticini, quindi era solito scoccazzo, faceva una chiave. Di lì la gente del posto lo soprannominò o Chiavruno. Una semplice sonda si mette nella cagliata e si vede il piatto. Però siccome parliamo sempre di uno strumento che va calibrato, quindi nel dubbio, l'ultima prova, io faccio sempre la prova di filatura. È quella meccanica, quella manuale. Italiano aromatizzato. Aromatizzato con quale? Con semi di finocchio e peperoncino. Però la particolarità è, parliamo di due aromi molto forti, e la difficoltà è stata proprio equilibrare i sapori, questi due aromi. Ci sono voluti quasi 2 anni di esperimento. Peppe guida ed è il cacio limone, sarebbe un cacio cavallo, una manteca, un burrino, con all'interno un panetto di burro con scorze di limone, e lui lo utilizza per diversi piatti suoi. Allora, invece questo qua originario Chiavruno, qual è la caratteristica? Chiavruno è un formaggio ricavato da una tecnica di lavorazione proprio da noi inventata. Non posso scendere nei particolari, infatti più di un caseificio hanno chiesto il brevetto. In poche parole è tipo un formaggio, diciamo, quella della famiglia formaggi italici, quelli a pasta morbida, ricorda un po' come consistenza, ma più un po' nell'elasticità. Esatto, sì, esatto. Poi è di gusto burroso, esatto. Aromatico, io l'ho provato in gradevolissimo. La particolarità di questo formaggio è che in base alla stagione di produzione cambia la persistenza, dovuto proprio all'alimentazione degli animali. È troppo veloce. Questo è troppo veloce. Sì. Facciamo passare dentro. Giriamo qua. E giriamo questo. E abbiamo la. Allora, dovete sapere che i bambini, quando erano appena nati, piccoli, all'età di un anno, non si metteva il pannolino, ma si mettevano. Venivano avvolti in delle fasce, quindi con un po' di fantasia possiamo vedere questo bambino avvolto nelle fasce, quindi questo è il motivo per cui adesso non si fa più, perché è difficile, sono pochi a chiederlo, però nel periodo, soprattutto nel periodo pasquale, c'è qualcuno che lo chiede. Come adesso ognuno c'ha il cane, il gatto a casa, ognuno c'aveva una mucca, due mucche, ognuno si faceva un po' di formaggio a casa, poi tutto il latte in eccesso veniva dato ai caseifici. Noi durante gli anni 60-70 avevamo qualcosa circa come una trentina di stalle, perché poi ognuno aveva gli animali e quindi. Tommaso De Gennaro ci ha spiegato i suoi tre formaggi brevettati, che sono lo speziato, e con un percorso, perché si sente prima un sapore di finocchietto, poi il sapore del formaggio e in ultimo la piccantezza del peperoncino. E
secondo formaggio è il chiavicone, che prende nome da diciamo un antenato, un bisnonno, che le persone chiamavano chiavicone perché si sporcava durante la vendita dei formaggi. E il terzo formaggio è un cosiddetto cacio limone, cioè è una pasta filata con un burrino al centro mischiato con scorze di limone. Poi ci ha deliziato con la lavorazione, facendoci vedere la sua abilità nella filatura. Infine ci ha spiegato che lo spaghetto alla Nerano, diciamo, anticamente veniva fatto con le teste dei caciocavalli che nessuno avrebbe mangiato, quindi si grattugiava la testa del caciocavallo sullo spaghetto. E l'altra cosa che abbiamo scoperto è che questo è il terzo caseificio più antico d'Italia. Abbiamo appena assaggiato una ricottina e stranamente la degustazione procede in senso antiorario piuttosto che in senso orario, come andrebbe fatto canonicamente. E la ricotta è una ricotta abbastanza corposa, senza aggiunta di panna o altre cose. Andiamo ad assaggiare il fior di latte. Questo è il moscione ed è un formaggio a metà strada come consistenza tra il fior di latte e un caciocavallo. Sia il fior di latte che questo moscione comunque hanno una pasta molto compatta, quindi si sente molto molto la struttura e la filatura. Questo è il chiavicone e ha soltanto 3 mesi di stagionatura, ma in bocca risulta molto piccante. L'affumicatura di questo formaggio è naturale, quindi non viene usato la tecnica dell'affumicatura con il liquido. Questo è il provolone del Monaco, è eccellente e credo che questo sia un 6-9 mesi. E la pasta elastica è molto cremoso ed è anche equilibrato, quindi non ha una sapidità eccessiva. Ecco lo speziato e presto qualche chef e pizzaiolo gli dedicherà una ricetta. Adesso questo è il fornello per la prova di filatura, il pezzo più antico del museo. La panna di contabilità proprio del latte. 1 litro di latte, 5 litri di latte, 10 litri di latte. A fine mese, questa è una muffa che sta qua in cantina da 200 anni. La salatura, il sale, conservante naturale, si preferiva fare una forma più allungata in modo che il sale potesse raggiungere più velocemente il cuore del formaggio. Quindi è uno spino più delicato. Sì.